Buongiorno a tutti. Oggi siamo in collegamento con Enrico Panini. Enrico Panini è una figura storica della nostra scuola, della scuola italiana. Lui è stato segretario generale della CGIL Scuola dal 1996 al 2006. Intanto nel 2004 inizia il percorso che porta nel 2006 alla nascita di una federazione che è la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, FLC, e lui prende la segreteria generale della FLC proprio nel 2006 e ci resta fino al 2008. Nel 2008 passa alla Confederazione, cioè in CGIL, e nel 2012 inizia l'ultima fase, diciamo, del suo percorso professionale, perché entra nell'amministrazione comunale di Napoli come assessore al lavoro. Poi ci resta fino al 2021 con incarichi di vario genere, sempre come assessore, anche come vice sindaco. Quindi, insomma, è un personaggio che ha avuto modo di conoscere dall'interno il sistema scolastico, ma anche quello che intorno al sistema scolastico ruota. Ma perché parliamo con Enrico Panini? Parliamo con lui perché in questo momento si sta molto intensificando il dibattito su un tema che a noi sembra assolutamente centrale, che è il tema dell'abbandono scolastico, della dispersione scolastica. Panini ha lavorato, appunto, come abbiamo detto, per 9 anni nell'amministrazione comunale di Napoli, ha avuto modo di vedere dal vivo che cosa è la dispersione, perché ha lavorato in uno dei territori, in una delle regioni più difficili da questo punto di vista. La Campania è una delle regioni dove è più alto il tasso di abbandono e di dispersione. Ecco, tu in quei 9 anni che hai lavorato a Napoli, che cosa hai visto della dispersione scolastica? Forse fino a quel momento tu, come segretario generale della FLC, lo avevi visto forse un po' da lontano, in un certo senso, questo fenomeno. E quando sei arrivato a Napoli, lo hai visto invece, hai visto la carne viva del problema. Com'è andata? Sì, buongiorno a chi ci ascolta ed è vero, Reginaldo, ciò che hai detto da ultimo, cioè un conto è vedere i fenomeni da lontano, un conto è toccarli con mano. E le cose che ho toccato con mano sono le seguenti: una profonda diffusione del lavoro minorile e dell'abbandono scolastico, che tocchi dal ragazzo che ti porta il caffè al bar, girando per la città o frequentando certi quartieri. Una scuola partigiana, una scuola che lavora, devo dire, senza alcuna enfasi. Ho trovato e conosciuto dirigenti scolastici e di insegnanti di assoluta qualità, uno Stato a canne d'organo, dove un pezzo non parla con l'altro pezzo e alcune scelte delle politiche centrali che sono davvero incomprensibili. Ti faccio un esempio per tutti. La ripartizione delle risorse fra i comuni avviene sulla base della spesa storica. Sulla base della spesa storica, il comune di Reggio Emilia riceve per gli asili nido molte più risorse di quelle che riceve Napoli o Reggio Calabria. Certo, ma Napoli e Reggio Calabria, peraltro comuni in profonda difficoltà, quando mai potranno pensare con le loro risorse di recuperare un gap in termini di quantità e qualità rispetto a Reggio Emilia ed altri territori? Siamo all'inizio del problema. Senti, quindi secondo te il fenomeno dell'abbandono e della dispersione a che cosa è legato in particolare? Certamente lo sappiamo, ci sono problemi legati al contesto sociale. Certo, normalmente i ragazzi che si disperdono sono anche quelli che provengono dai contesti sociali più difficili e più disagiati. Ma c'è solo questo o ci sono anche altre questioni, anche altre variabili che forse andrebbero prese in considerazione? Io credo che sia l'abbandono scolastico, l'evasione, è un fenomeno multifattoriale, peraltro in molti casi anche con variabili di carattere locale.
Innanzitutto partendo da un principio, la scuola italiana perde bambine e bambini, ragazze e ragazzi ovunque. Poi ci sono alcuni territori dove questi picchi sono altissimi, noi però non ci possiamo permettere di perderne neanche uno. E allora cominciamo a dire questo. A Napoli uno dei problemi che io ho riscontrato è che innanzitutto, prima di essere persi, i bambini devono andare a scuola e tu hai una percentuale di bambine e bambini che non va a scuola. Hai un problema di nuclei familiari, perché quando non c'è il lavoro o quando quella famiglia si interseca con la microcriminalità organizzata, quando non parli in italiano, quando il modello culturale è il modello del povero che comunque alla fine prevale sul ricco. Vedi tante storie del cinema americano, ma anche tante storie di favole. Come dire, si costruisce un sistema. E poi, da ultimo, se ultimo si può dire, Reginaldo, anche un problema di spesa degli enti locali. Quando non hai la mensa, non hai la mensa. Quando non hai il trasporto scolastico, non hai il trasporto scolastico. Cioè, come dire, una situazione complicata. Più da ultimo il fatto che la scuola non può, per recuperare gap di partenza particolarmente consistenti, ripercorrere gli stessi modelli ordinamentali. Quindi io credo che questa dimensione della ricerca affidata agli istituti scolastici autonomi possa essere un elemento, non l'unico, perché stiamo parlando della fase finale, cioè quando il ragazzo, il bambino arriva a scuola. È uno di quegli elementi che bisognerebbe riprendere in considerazione. Senti, però c'è una questione che io ti vorrei sottoporre. A me sembra che ci siano anche alcune contraddizioni, perché proprio nelle regioni del sud, dove sono più alti l'abbandono, la dispersione e così via, e poi c'è un fenomeno strano, cioè le famiglie e i ragazzi stessi corrono, diciamo così, verso i licei e trascurano la formazione tecnica e professionale. Non è un po' un controsenso questo? Reginaldo, tutto si tiene, nel senso che, come è noto a te e a chi ci ascolta, il Mezzogiorno Napoli si caratterizza per avere un tasso di occupazione assolutamente bassissimo. Vorrei ricordare a noi tutti che dagli anni 70 scompaiono progressivamente da Napoli tutta una serie di insediamenti di carattere industriale. Tu hai piccola e media industria, hai altre attività, ma c'è un tema nella città più giovane d'Europa di occupazione. È evidente che si mischiano due elementi. Il primo, il pensare che il liceo e poi l'università, anche un tratto di cultura gentiliana, anche un tratto di prestigio del liceo classico, sia di per sé, diciamo così, offra una qualche condizione in più per il tuo futuro. L'altro, che un tecnico e un professionale, quelli che forse una mentalità ancora non connessa con gli attuali cambiamenti, sono quelli che ti danno più in mano un mestiere, come è spesso difficile spendere una laurea o un diploma a Torino e a Milano. È ancora più difficile spenderlo a Napoli o a Palermo. Peraltro, come noto, il tasso di occupazione dei diplomati e dei laureati nella nostra industria è uno dei più bassi in Europa, soprattutto se considerato il lasso di tempo fra il conseguimento del titolo e l'accesso ad un lavoro sicuro. Quindi siamo di fronte ad un processo davvero multifattoriale, dove devo dirti, se, come dire, me lo consenti, balzano all'occhio delle cose che sono incomprensibili. Alcuni giorni fa il ministro Lamorgese è venuto a Napoli, un importante appuntamento in prefettura, i sindaci, il prefetto, magistrati, dove si pone la necessità di avere una piattaforma unica che, come dire, dia conto di quali sono i livelli di evasione, di abbandono, i problemi. Reginaldo, la stessa cosa era stata decisa 4 anni fa in una presenza solenne
di tutti i componenti, il Consiglio Superiore della Magistratura, venuti a Napoli, andati a Nisida, dobbiamo costituire questa piattaforma unitaria. Senti, da quello che hai detto, mi viene però da fare questa osservazione. Ma allora, il problema è certamente che abbiamo bisogno di una riforma organica del nostro sistema scolastico, ma questo lo diciamo da almeno 50 anni, forse di più, non lo so quando vedremo questa riforma organica del sistema scolastico, però mi pare di capire che prima di una riforma del sistema scolastico forse dobbiamo davvero investire in modo serio sulle politiche del lavoro, perché come tu dicevi prima è inutile che parliamo di rapporto fra liceo, istituti tecnici, istituti professionali, se poi chi esce dai tecnici o dai professionali non ha uno sbocco nel mercato del lavoro. In altre parole, viene prima la riforma del mercato del lavoro o viene prima la riforma della scuola? O devono andare avanti di pari passo entrambe? Guarda Reginaldo, giunto la mia non giovanissima età, devo dire il termine riforma lo pronuncio con un po' di ritegno, perché non vedo... Scusa Enrico, ti viene l'orticaria a sentire la parola riforma? No, mi viene una speranza che non voglio si illuda, e quindi, come dire, preferisco un atteggiamento più intimista, nel senso che non vedo un impegno e una discussione di carattere politico generale adeguato ai temi che pone il mondo della scuola o il mondo del lavoro. Però proverei a metterla così. Innanzitutto occorre, io credo, un grande investimento sui primi 1000 giorni di vita di un bambino o di una bambina. Sono i primi 3 anni, come sappiamo, sono quelli decisivi. E che un bimbo o una bimba nasca in un luogo o in un altro, che la sua famiglia sia di un certo tipo o di un altro, che abbia accesso a certi strumenti, determina molto spesso il percorso di vita di quel bambino o di quella bambina. Certo, non è l'unico, ma il tema è questo. E quindi significa strutture, significa un concerto dei diversi soggetti, dallo Stato ai comuni, alla Chiesa, al terzo settore, cioè un progetto sul territorio. Questa è una. Seconda questione, le strutture e i mezzi, i linguaggi, la possibilità della ricerca. Ma davvero, lo dico a te che sei stato un dirigente scolastico da sempre innovativo e creativo, ma i bimbi, i ragazzi, ognuno diverso dall'altro, ma non ha bisogno in alcuni casi di trovare una scuola che abbia le condizioni, perché oggi non le ha, di poter operare sugli orari, su una ricerca anche di carattere territoriale, una forma di sperimentazione, quindi di mettersi in gioco, non una scuola isolata nel territorio, una scuola che dal territorio è sorta. E infine, certo, le politiche del lavoro. Adesso diciamo così, il nostro paese è a livello internazionale un paese che non investe sulla ricerca, dati OCSE, che non investe sul proprio sistema scolastico, ma fino a quando la genialità degli italiani, e lo dico con rispetto, ti sorreggerà in un mondo sempre più competitivo e di fronte a certi sfide. Questo è un tema sul quale io credo dovremmo interrogarci. Ma a questo proposito però allora possiamo anche dire, ma qualche apertura sembra che ci sia. Stiamo parlando proprio in questi mesi dei fondi che arriveranno in Italia attraverso il PNRR. Secondo te potrà essere una cosa risolutiva, cioè potrà davvero dare un aiuto consistente al miglioramento e al cambiamento del nostro sistema scolastico, o tu temi che poi alla fine si ridurrà a ben poca cosa? Ci sono 30 miliardi in arrivo a quanto pare, quindi insomma non sono pochi soldi. No, non sono pochi soldi, essi però per coerenza non possono essere in tutto e per tutto sostitutivi di un impegno di carattere generale della Repubblica Italiana. Altrimenti, come evidente a tutti, le questioni sovrapposte, giustapposte,
una volta che termina il flusso economico, cessano immediatamente. Allora, primo tema, bisogna, come dire, intervenire sull'infanzia e sulla scuola in termini di risorse, strutture, aperture ed interventi di carattere non solo strutturale, ma anche sul campo della ricerca. Su questo occorre che lo Stato italiano inverta una tendenza da troppo tempo consolidata. A questo punto i fondi del PNRR dentro ad una progettazione che assume questa ampiezza come la propria stella polare, il proprio orientamento, sono sicuramente una risorsa fondamentale, ma essa deve connettersi a politiche culturali, scolastiche, lavorative del nostro paese coerenti. Questo è l'elemento sul quale io credo che oggi mondo della scuola, istituzioni, terzo settore debbano chiamare a delle scelte coerenti i diversi interlocutori, altrimenti da soli i tecnici, se non c'è un orientamento a che cosa serve la tua attività, non sono sicuramente sostitutivi, non si può chiedere loro di sostituire quello che è il compito della politica, cioè tracciare le scelte di fondo. Senti, mi sembra di capire da quanto tu hai detto fin qui che secondo te l'autonomia delle istituzioni scolastiche può dare un contributo per affrontare e anche risolvere tutta una serie di problemi e di tematiche. In realtà in questi 20 anni l'autonomia non ha dato i risultati che forse ci si aspettava, che forse tu stesso aspettavi, non lo so, poi ce lo dirai. Come mai secondo te? Che cosa è successo? Che cosa è andato storto? Ecco, mettiamola così. Sull'autonomia si è scaricata, io credo, una sorta di burocratizzazione da parte di quei livelli dell'amministrazione che conseguentemente registravano una caduta del loro peso specifico, perché quando tu scarichi sulle scuole un adempimento dietro l'altro, una scheda dietro l'altra, eccetera, riduci il dirigente scolastico a contraddire il termine dirigente e diventare sostanzialmente il responsabile di una serie di atti di carattere burocratico e di conseguenza tutta la vita amministrativa e scolastica della scuola. Le risorse sono risorse che progressivamente diminuiscono, l'incertezza sugli organici e su tutta un'altra serie di questioni che condizionano la vita quotidiana delle scuole. Quindi non è al riconoscimento dell'autonomia agli istituti scolastici ha corrisposto un'autonomia teleguidata, un'autonomia vincolata. Io penso che invece alle nostre scuole vada data, dentro ad una dimensione di risorse, di organico, eccetera, un'autonomia di ricerca. Si misurano, devono mettere in campo quella responsabilità che tutti i giorni esercitano ogni anno, ogni volta, in ogni territorio. In questo modo io penso che l'autonomia, in quanto interprete del mandato costituzionale, articolo 3 e articolo 33 della nostra Costituzione, abbia un suo fondamento. Altrimenti, come spesso accade nel nostro paese, chiamiamo autonomia ciò che purtroppo è diventato un'altra cosa. Ma stiamo attenti, io non mi rassegno, non sto pensando di nuovo a ritornare alla scuola centralistica che abbiamo in tanti di noi conosciuto. Penso che sia una battaglia che va ancora data, che la discussione pedagogica del nostro paese, la discussione ordinamentale, la ricentralità di una scuola pubblica sia una delle questioni ancora aperte. In questa vicenda il nodo dell'evasione e dell'abbandono sono le punte dell'iceberg, perché si fa presto a affrontare il tema in qualsiasi punto del nostro paese con un ragazzo, una ragazza che ha una famiglia forte, istruita, capace, con la prospettiva. Ben diverso è il percorso in altre situazioni, ma la sfida è esattamente lì. Il diritto costituzionale, l'articolo 3, parte esattamente
da quelle situazioni. Senti Enrico, io concluderei con uno dei miei soliti giochetti di fine intervista. No, una cosa molto semplice. Guarda, se tu avessi la possibilità, il potere, la responsabilità di consigliare il nostro ministro Patrizio Bianchi e di dargli un consiglio, però te ne chiedo uno, per il 2022. Tu per il 2022 che cosa gli consiglieresti di fare? Ma una cosa, non facciamo il programma, proprio una cosa, la prima, la più importante o quella che a te piace di più, non lo so, vedi tu. Ministro Bianchi, io vorrei che nel 2022 lei potesse assumere diverse migliaia di insegnanti per mandarli nelle strade a cercare, a vedere, a ricercare quelle tante bambine e quei tanti bambini che non sono nelle scuole negli orari scolastici. E quegli insegnanti, insieme al prete, insieme al sindaco, all'assessore, al magistrato, devono prendere per mano quel bimbo e quella bimba e devono contribuire a costruire insieme un progetto per il loro futuro. Bene, ringraziamo Enrico Panini anche per questa ultima sua battuta e ci auguriamo che il ministro ci possa ascoltare, quindi possa fare qualcosa per affrontare questo problema, questo tema assolutamente drammatico di cui abbiamo parlato in questa mezz'ora di intervista con Enrico Panini. Lo ricordiamo, è stato segretario generale della CGIL Scuola per 10 anni, poi segretario anche della FLC-CGIL, poi ha lavorato nella Confederazione e soprattutto poi è stato negli ultimi anni, fino al 2021, è stato anche assessore con diversi incarichi nell'amministrazione comunale di Napoli, dove è lì ha potuto anche toccare con mano molti dei problemi di cui in precedenza si era occupato come sindacalista e questo certamente gli ha consentito di avere una visione più ampia di problemi che non sono soltanto di natura scolastica, ma sono problemi che si intrecciano con questioni sociali, con questioni culturali, con questioni economiche. Bene, grazie ancora ad Enrico Panini e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie a te.